niente più interessante, stimolante. Biagina Grippo per Cilento Channel a Policastro Bussentino. Siamo con i Cuzzo, giusto? No. Si dice così? No, no. Ecco, cominciamo bene. Come si dice? Possiamo dirlo in televisione? Ma lo devi dire tu, mica lo devo dire io. Se si può dire. Però a Sanremo era Cuzzo. Ma qui stiamo in Cilento ed è cazzo. Il nome è questo? Come mai? Come è nato questo nome, se vogliamo arrivare a quelle che sono le origini? Allora, non siamo dei fallocrati e non siamo neanche degli amanti del turpiloquio. Il nostro nome si scrive K-U-T-S-O e noi pensavamo che in una pronuncia inglese la U diventa A e quindi Cuzzo diventa cazzo. Quindi non è quella cosa che voi pensate, è quell'altra. No, non pensavamo, però in televisione solitamente non si dice, va bene. Questa noia che mi consuma da sempre, lentamente mi spinge giù. Come nasce il gruppo e quando? Allora, il gruppo è nato tanto tempo fa, ma c'erano tutte altre persone. Noi siamo dei musicisti che si sono incontrati sulla scena romana per suonare. Eravamo già tutti, diciamo, inseriti dentro determinati contesti. Ci siamo uniti grazie alla musica, quindi non è il classico gruppo di ragazzi che si conoscevano al liceo e poi hanno continuato fino alla fine. No, siamo dei professionisti, o perlomeno ci proviamo. E la musica è ciò che ci unisce dal 2006. Allora, sul nome tutto a posto. Vogliamo parlare invece della partecipazione a Sanremo. Come siete arrivati a Sanremo? Abbiamo preso il furgone con cui siamo arrivati anche qui in Cilento. Non avevo dubbi su questo, pensavo a piedi, però ho pensato forse anche il furgone. Pensavi ai piedi perché sei una feticista. Questa la tagliate poi, no? No, e a Sanremo è uscita questa cosa così in maniera inaspettata, perché noi avevamo già preparato il disco ma non pensavamo a questo percorso. Poi si è palesata questa occasione, non l'abbiamo cavalcata al volo, e la cosa bella è che siamo arrivati fino in fondo, fino al secondo posto, veramente con anche con un'ingenua arroganza e assoluta tranquillità sul palco, perché non ci interessava la competizione. Invece proprio a noi non interessava questa competizione, eppure siamo arrivati secondi. E questa è la classica domanda che si fa, a voi forse non sarebbe logico farla perché volete domande diverse. Ve l'aspettavate? Ah, non me l'aspettavo! Non lo so, tu te l'aspettavi, Donatello? Io no, perché io volevo il primo posto e quindi mi aspettavo solo quello. Ma comunque noi ai nostri occhi saremo sempre dei vincitori. Ai nostri basta, insomma. Sì. Ho capito che fare bene o male è uguale. Ho anche saputo da Facebook che non solo cantate, ma ballate. Beh, abbiamo fatto anni e anni d'accademia, soprattutto nella tenera età, insomma. Io ho fatto danza per 9 anni, sai, perché le mamme ogni volta vogliono questo dai propri figli, no? E quindi lì ho fatto i primi passi, poi mi sono rotto i piedi, perché ti rompono i piedi per poter fare le piroette, ed è lì che è cominciata la mia carriera. Perfetto. Altra classica domanda, se siete mai stati, cioè se conoscete queste zone del Cilento, se vi piace... Siamo stati un sacco di volte qui in realtà, e abbiamo suonato più volte a Marina di Camerota al Meeting del Mare. Poi abbiamo anche girato in altri paesi, città qui intorno, a Salerno anche abbiamo suonato, e devo dire che è veramente una parte bellissima dell'Italia. Cioè, noi veniamo dai Castelli Romani, che è una parte altrettanto bella, però forse qui c'è qualcosa in più. Si sente il mare. Infatti non lo diciamo troppo, sennò arriva troppo turismo e si rovina la zona, quindi Cilento... Così, 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 così. Non ho nulla da aggiungere su questa faccenda. Quindi il Cilento è così, così, non arrivate in tanti perché sennò ce lo rovinate, giustamente. E allora parliamo invece dei progetti futuri, altra domanda classica.
Progetti futuri, ma quelli imminenti è finire il tour e finirlo da vivi e non in una cassa da morto, diciamo. E... Scusa, perché questo? È perché diciamo che è abbastanza faticoso, insomma, faticoso fino alle estreme conseguenze. Bene, e allora noi vogliamo fare anche gli auguri. Voi siete giovani, siete un gruppo comunque emergente, siete stati, cioè, grandi veramente a Sanremo, simpaticissimi. Infatti volevamo parlare pure della vostra simpatia a Sanremo, un po' trasgressivi, ecco. Sì, ne parliamo con lui. Come ti chiami? Allora, io sono Donatello, il chitarrista. Il motivo per cui siamo andati a Sanremo in furgone è che avevamo bisogno di un grosso mezzo per portare i miei travestimenti. Quindi siamo arrivati lì facendo la figuraccia, perché arrivavano tutti in limousine con i tag, noi siamo arrivati col furgone scassato. E però appunto appena siamo arrivati hanno detto tutti: oh, che simpatici, facciamoli arrivare secondi. Quindi abbiamo capito perché sono arrivati secondi. No, non è vero. Per la bravura. Quindi finirete questo tour e comunque c'è magari qualche altro progetto particolare per voi? Vogliamo scoprirlo o non l'ho anticipato? C'è qualcuno che fa segno, perché dico magari non si dicono prima, io lo so. La presidenza del consiglio. Noi vi votiamo. Va bene? No, ma era mettere una bomba la presidenza. Questo non posso aggiungere altro. Grazie a Icuzzo. Grazie a voi. Lo dico come l'hanno detto a Sanremo. Dai, una volta dire. No, non lo posso dire, va bene. Non lo, no, non sto ganando niente. Va bene, allora a stasera a Policastro Bussentino. Grazie. Tornerete? Spero proprio di sì, e sempre da musicisti e non da semplici turisti, perché vorrà dire che saremo famo. Sì. Non importa, sai cosa dite voi altri, ignoranti, tutti quei discorsi ansiogeni, ora non li faccio più. Non so che dire, non so che fare. Scappare da tutto quello che mi fa male, mi assenterò per non pensare.